Antonella Levante, che è Senior Vice Presidente e General Manager per Italia e Grecia di Cuvia, che è un'azienda globale. E, volevo parlare con lei nel breve incontro che abbiamo fatto. Questi dati abbiamo sentito anonimizzati, pseudo-anonimizzati, c'è tanta confusione anche nella parte della ricerca. Data integrity, utilizzo di intelligenza artificiale, è una visione, come abbiamo detto, riduzionista definire esattamente questi termini in una ricerca che è veramente vasta, che va dalla ricerca clinica ai trial clinici alla ricerca di base, come abbiamo visto. E volevo sapere come assiste le aziende a navigare in questo mare agitato dei dati. Buongiorno a tutti e grazie per veramente il gradito invito. È stata una mattinata ricca di stimoli e di confronto tra professionisti appassionati che si sono, secondo me, nel caos che ha descritto, in realtà trovati su moltissimi obiettivi, che sono obiettivi che condividiamo: l'obiettivo di sostenibilità dei sistemi finanziari, dei sistemi sanitari, scusate, l'obiettivo di accesso alla cura, che è un diritto fondamentale dell'uomo, che è un diritto garantito da sistemi europei che sono prevalentemente pubblici. Un diritto dovere alla ricerca, perché stiamo parlando di un'Europa e di un'Italia in cui l'invecchiamento della popolazione, è stato commentato prima, è una sfida di sostenibilità e di nuovo di diritto alla cura e all'accompagnamento al fine vita. Quindi in realtà io nel caos oggi mi porto a casa una grande alleanza, che è un'alleanza tra l'industria, le istituzioni, l'autorità garante nel trovare una strada che riusciamo a raggiungere nel momento in cui tra tecnici, più che complessa, più che caotica, complessa, tra tecnici possiamo portare su un tavolo comune gli esempi, le soluzioni che devono poi corrispondere ad un modello culturale, giuridico e tecnico che ogni paese deve identificare. Io non volevo scappare alla domanda di quali sono i dati anonimi, pseudo-anonimi. La risposta a questa domanda è una risposta facile, perché il dato anonimo è quello non riidentificabile e non personale. Tra l'altro questo esce completamente dall'ordinamento del GDPR. Il dato pseudonimo è un dato che, per quanto manipolato statisticamente, porta sempre con sé un rischio, una componente di reidentificazione possibile. Il tema è in realtà non fare la battaglia dello pseudonimo, dell'anonimo. Il tema è costruire dei contesti istituzionali, giuridici, in cui è chiara qual è la base legale del trattamento dati, perché anonimo o pseudonimo è un trattamento. E quindi quello che mi devo porre a monte, la domanda è: ma perché un sistema pubblico, privato, le istituzioni vogliono fare il trattamento? Qual è la parte del trattamento che vogliamo tutelare, perché è fondante per garantire il diritto alla salute? È stato detto benissimo questa mattina anche dalla rappresentante dell'Agenas. Anche qui non è un tema di opt-in e opt-out. Tra l'altro paesi hanno fatto scelte molto diverse, la Danimarca, l'Inghilterra, e sono scelte tra l'altro molto legate anche a un tema di diciamo modello culturale, giuridico e familiarità sul trattamento dei dati e il tema della comunicazione. Anche questo è emerso questa mattina. Il tema è, di nuovo, su quali finalità c'è un patto sociale che come paese vogliamo fare. È un patto sociale che deve trovare un equilibrio tra il rispetto alla privacy, quindi la privacy by design, e quello che è il beneficio sociale che come cittadini, pazienti, caregiver, mamme, se posso permettere di dire, vogliamo garantire. Quello che è possibile, e alcune slide dei medici che sono intervenuti prima di me l'hanno detto, quello che è possibile è quasi miracoloso. Quello che si può fare adesso con una buona qualità di dati, con un framework di trattamento che corrisponda alle finalità che come società ci vogliamo dare, è veramente qualcosa che dà delle risposte fino a ieri impensabili. La possibilità di una diagnosi efficace, la possibilità di una medicina personalizzata,
Il tema dell'urgenza di prendere decisioni è legato al fatto che, e questi sono dati che come IQVIA tracciamo a livello mondiale, negli ultimi 10 anni la ricerca clinica è per numero di studi, non per importanza, ma per numero, è cresciuta del 40%. Siamo passati da 4.000 studi anno a 6.000 studi anno. Questi 6.000, 1.000 sono condotti su opzioni terapeutiche che rispondono ad unmet need clinici altissimi, su target di popolazione spesso molto ridotte, che però veramente vedono nell'opzione terapeutica un'opzione di vita, di speranza della vita. Nel momento in cui noi ci domandiamo, beh, ma facciamo la strada, scegliamo la strada facile, che è quella del dato anonimo, noi non diamo una risposta a questi pazienti su cui l'industria sta facendo gli investimenti e su cui c'è, secondo me, un tema etico e morale di trovare una strada. Il dato anonimo non basta, così come non basta per chi a livello paese vuol decidere che serve fare pianificazione sanitaria, perché serve una mappa precisa della nostra popolazione, perché solo in quel modo io capisco che tipo di esigenze di servizi debbo mettere a disposizione. Tra l'altro, l'altro elemento che di nuovo esce dalla ricerca e entra nella cura, ma i due mondi sono ormai veramente vicinissimi, perché non stiamo neanche più parlando di farmaci. Stiamo parlando ormai di percorsi terapeutici e di presa in carico dei pazienti. Dicevo, quello che stiamo vedendo ed assistendo in maniera straordinaria è che la chiamata più importante è veramente quella di un linguaggio e di una comprensione degli obiettivi che ci vogliamo porre. Da lì poi a ritroso si trovano le soluzioni tecniche, le modalità. Come azienda, e mi permetto magari di anticipare quella che poteva essere una domanda, ma visto che siamo in chiusura cerco di portare un po' tutti gli stimoli. Noi come azienda non siamo soltanto partner dell'industria, siamo partner delle istituzioni, siamo partner dei governi. Tutti si stanno ponendo un tema forte del come. Nessuno si pone più la domanda del lo facciamo o non lo facciamo. È ovvio, perché i benefici sono importanti. Il tema è il come. Noi partecipiamo come azienda anche ad audizioni parlamentari, nello spiegare come tecnicamente le cose sono possibili, come ci sono strade anche diverse per raggiungerle, perché devono essere coerenti con il contesto normativo. Lo facciamo in Canada, con la provincia dell'Ontario. Abbiamo recentemente vinto una importante gara che ci impegnerà per 7 anni a fianco dell'NHS in Inghilterra per aiutare all'anonimizzazione, la pseudo-anonimizzazione in realtà dei dati sanitari, perché c'è un tema importante di allineare i servizi sanitari alle esigenze dell'oggi e del domani. Le esigenze dell'oggi e del domani sono queste, sono quelle di consentire alle aziende che stanno investendo in ricerca di avere tempi e costi di ricerca più bassi e il riuso dei dati pseudo-anonimi o di massima granularità è un enorme vantaggio. È un tema di repurposing di farmaci che esistono e che potrebbero avere applicazioni nuove, e anche qui con modelli in silico, di questi ne abbiamo parlato in preparazione dell'intervista, si possono trovare strade riducendo drammaticamente i costi con farmaci che esistono già. È stato fatto un tentativo anche durante il Covid in Italia, tra l'altro, da questo punto di vista. Il tema del percorso, ecco la cosa che volevo raccontare della prossimità tra la ricerca e la pratica. La complessità dei protocolli clinici di presa in carico dei pazienti, e qui io non sono l'esperta perché sono un manager e un economista, ma io sfido veramente un medico ad essere sempre nelle condizioni di avere tutto sotto controllo, perché i protocolli sono diventati terribilmente complessi. I casi pazienti possono avere degli elementi di unicità, per cui un confronto tra community rispetto a protocolli alternativi vale veramente la pena di spenderci, e le piattaforme sono un aiuto straordinario, come abbiamo visto prima, per un medico che deve confrontarsi e andare oltre l'esame visivo e sostenere una decisione che deve essere una decisione a favore di un paziente e a favore, diciamo, magari di un'inclusione di un paziente all'interno di uno studio clinico
anche qui ricordiamoci che gli studi clinici hanno moltiplicato in maniera esponenziale i criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti. Questo vuol dire che è terribilmente difficile anche per i principal investigator che lavorano nelle migliori strutture di ricerca riuscire a identificare a fronte di un protocollo studio a disposizione qual è il paziente che assolve a tutti questi criteri. Poter usare in maniera rispettosa i dati dei pazienti consentiti e accettando che questo sia un valore straordinario di diritto alla cura è secondo me una cosa su cui dal punto di vista etico la società non solo si interroga ma deve dare delle risposte. La tecnologia c'è, la qualità dei dati non c'è, però ci si può lavorare nel momento in cui c'è l'incentivo che il dato viene usato. Ad oggi siamo secondo me anche un po' intrappolati nell'alibi, siccome tanto poi comunque il dato non è così e quindi rimane un po' su carta, non c'è uno standard model, ne parlavamo con qualcuno, su cui tutti siamo d'accordo. C'è un problema, secondo me, che a furia di non risolvere i pezzetti di un puzzle complesso, il puzzle continuerà a rimanere sparso sul tavolo. Noi dovremmo forse sederci tutti intorno a un tavolo, accettare che dobbiamo arrivare ad un obiettivo, perché è un obiettivo di responsabilità sociale, e forse avere anche il coraggio del confronto e del sentirsi a volte dire no, ma avere il diritto, il dovere di farsi spiegare perché no, perché poi a fronte di un no magari si capisce qual è la strada alternativa. E credo che questo è stato un messaggio di grande speranza e disponibilità a lavorare insieme che è passato questa mattina, per cui cogliamolo. Sì, assolutamente, Guido Scorza ci ha proprio detto, se mi chiamate prima, a me tocca insomma in sostanza fare la parte del cattivo, mi chiamate dopo, quindi in Italia forse manca questo modello bottom up di realizzazione, la chiamano anticipatory regulation ed è proprio nata in Inghilterra. È il by design che manca. By design manca. Sì, nel senso che quell'esperienza che noi diciamo siamo abituati a fare, perché il nostro lavoro è accompagnare gli sponsor nella ricerca clinica, gli sponsor in chi vuole vedere percorsi, a fare tutto il percorso regolatorio, quello che forse dovremmo fare come paese è chiarire le regole del gioco, darci dei tempi di risposta. A fronte delle regole del gioco, e di nuovo anche qui guardando il tema dei dati pazienti, l'interesse generale in altri paesi è stato regolamentato e questa diventa una base legale su cui poi tutti possono agire, il privato, l'ente di ricerca, e su questo costruire modelli di raccolta di consenso, chiarendo, e qui secondo me bisogna fare tutto un po' un esercizio di umiltà nello studiare gli aspetti regolamentari e legali, qual è la base legale per cui certe cose le faccio o no, e forse trovare dei posti sicuri dove esporsi nel dire non ho capito, forse bisognerebbe trovare un linguaggio comune, bisogna trovare dei vademecum in cui in maniera pubblica si dice questo non richiede particolari difficoltà perché rientra in una griglia in cui tutte le condizioni sono ammesse. Questo forse è un modello molto, non solo anglosassone, perché di nuovo ribadisco, è riuscito a farlo la Francia, non siamo troppo diversi, sono cugini molto simili a noi anche dal punto di vista culturale. Questo è quello che è stato fatto, si sono mappati i flussi dati sanitari, è stata costituita un'agenzia, si è detto quali erano gli obiettivi paese che a livello sistematico si volevano raggiungere e non ci si è nascosti di fondo al fatto che si volevano anche costruire dei champion industriali o sostenere dei champion industriali, perché in questo momento gli investimenti stanno andando negli Stati Uniti e in Cina, quindi l'Europa è sul tavolo tra virgolette degli imputati, non è solo l'Italia, io sono d'accordissimo, l'Italia sta, tra l'altro ha una storia pazzesca di modelli sperimentali nella raccolta di dati granulari. Il tema è che l'abbiamo sempre fatto in maniera sperimentale, quindi la base normativa che c'è dietro, e di nuovo penso ai registri AIFA che sono una fonte pazzesca di informazioni, ma la base legislativa che ha consentito di costituirli non è stata adattata nel tempo, ci vuole coraggio per farlo, ci vuole un sistema che segua e spieghi il perché vuole farlo, anziché obiettare sempre ma bisogna avere il coraggio, bisogna avere la passione e sapere che veramente su tante cose noi siamo stati pionieri in Europa, mi trovo assolutamente d'accordo, e dobbiamo capire che essere pionieri su modelli pilotali non basta più,
Adesso stiamo entrando in un mondo in cui i big data o sono big o siamo fuori dai giochi, e quindi molto bisogna big. Molto big, sì, però la sfida per tutti noi che siamo professionisti in questo settore è questa, perché la competitività è una competitività globale, dal biotech alla ricerca. Sì, Ilaria Capo l'ha detto chiaramente, chiamando la previsione, la visione, l'ha chiamata lungimiranza. La lungimiranza, quindi nella regolamentazione anticipatoria, noi siamo sempre un paese che insegue. E quindi si trova sempre così, allora non c'è tempo, non vediamo nessuno, dobbiamo uscire con la nostra legge e non ci fermiamo mai a dire ok, basta, cos'è questa roba? Facciamoci le domande semplici, iniziamo by design a creare la data protection, la qualità del dato e tutto il resto. È proprio giusto, Antonella ha detto proprio esattamente ciò che manca a questo paese, però... Come hai detto tu, c'è una grande alleanza. Oggi abbiamo visto che c'è la volontà dal garante, che forse sembrava la persona più ostica, invece no, non lo è. Poi vabbè, ci scontriamo tutti nei nostri istituti, nelle ASL, negli ospedali, con il nostro responsabile della privacy che dice ah, non si può fare. Questo è un approccio tra un po' l'altro, riduzionista. Secondo me, l'altro spunto che mi permetto di dare, c'è una straordinaria opportunità, e credo che l'ha detto il professore prima di me, di umanizzare la nostra vita attraverso la tecnologia, perché riuscire a liberare tempo ai medici per guardarti negli occhi e avere più tempo per spiegarti cosa sta succedendo, perché tutto il lavoro l'ha fatto per te l'algoritmo e tu sei riuscito su quello a fare una riflessione, riuscire a in qualche modo umanizzare il percorso, perché tiene conto del fatto che io sono in una zona rurale difficile arrivare all'ospedale, ma ho una telemedicina, un teleconsulto, quindi dobbiamo anche in questo vedere una straordinaria, non essere spaventati dalla tecnologia. La tecnologia in questo momento è uno strumento pazzesco per umanizzare un atto, che è quello, l'atto di cura, che in questi anni si è un po' perso nella burocrazia delle carte, lì poi 40 minuti per aprire il registro, guardo il dottore, il professore che annuisce. Lo so, perché io ho provato a aiutare questi processi e ho visto la grande, il grande affaticamento di professionisti straordinari che sono limitati nel tempo che possono dedicare alla ricerca e ai pazienti, alla cura, perché non abbiamo avuto forse il coraggio di dargli gli strumenti e consentire, veramente qui torniamo al termine legale, quello che è possibile, che è un uso veramente giustificato dall'interesse generale. Quindi dobbiamo forse tutti metterci intorno a un tavolo, toglierci l'alibi del essere su posizioni diverse e trovare una strada. Grazie. Dottoressa Levante, lei ha proprio colto nella giornata qual è lo spirito e la sua passione, il suo entusiasmo mi ha veramente colpita. Perché se riusciamo a formare anche questa alleanza tra le aziende, che comunque hanno know-how, hanno esperienza a livello globale come la sua, le pubbliche amministrazioni, i garanti, i governi, eccetera, sicuramente riusciremo a valorizzare questo dato. Dobbiamo comunque essere protagonisti, noi non dobbiamo essere in seconda fila, perché veramente l'Italia è bacino di innovazione che molte volte è stata stoppata, si è ridotta. Questo è un momento veramente topico, dobbiamo essere presenti, ci sono le elezioni europee, potremmo anche farci un pensiero, siamo nello spazio Europa, quindi Europa Experience. Grazie, grazie.